L'Isola dei Famosi 2024, la delusione di Daniele. L'Isola dei Famosi si risveglia nel nono giorno con nuove prospettive. Francesco decide di iniziare la giornata con una sessione di pesca mattutina. Mentre Daniele affronta le critiche dei suoi compagni e confida a Pietro di sentirsi offeso e demotivato. Quest'ultimo, dispiaciuto, ammette di sentirsi colpevole e di non avere più interesse nel continuare l'avventura. L'alba del nono giorno sull'Isola dei Famosi porta con sé buoni propositi per Francesco, che subito dopo il risveglio si avventura nella sua prima sessione di pesca mattutina. Munito di canna da pesca, si dirige verso la riva dell'isola in cerca di cibo. Determinato e concentrato, Francesco si immerge nell'arte della pesca, sperando di riuscire a catturare qualcosa per sé e per i suoi compagni. Lontano dal caos del campo, Francesco trova pace e serenità in questa attività, dimostrando una grande abilità nel maneggiare la canna. La pesca diventa per lui un momento di sfida e di connessione con la natura circostante, alimentando la speranza di poter contribuire al sostentamento del gruppo. Daniele affronta le critiche e confida in Pietro. Dopo le numerose critiche ricevute da parte dei suoi compagni, Daniele decide di confidarsi con Pietro. Il ragazzo si sente profondamente offeso e motivato, soprattutto perché è stato accusato di aver influenzato negativamente il poeta. Con il cuore pesante, Daniele ammette di sentirsi colpevole e di non avere più interesse nel continuare questa avventura sull'Isola dei Famosi. La sua fiducia è stata scossa dalle parole degli altri naufraghi, ma trova conforto nell'ascolto di Pietro. Spera che il poeta possa capire la sua situazione e aiutarlo a trovare una soluzione per superare questo momento difficile. La mancanza di interesse di Daniele per l'avventura. Dopo le numerose critiche ricevute dai suoi compagni sull'Isola dei Famosi, Daniele confida a Pietro di sentirsi profondamente offeso e privo di interesse nel continuare l'avventura. Il ragazzo si sente colpevole per aver influenzato negativamente il poeta e ammette sinceramente di non provare più alcuna motivazione per proseguire. Questa mancanza di interesse è evidente nel suo gesto simbolico di cosparso il capo di cenere e nel suo successivo tuffo in acqua per raggiungere Pietro. La delusione e l'offesa lo hanno spinto a mettere in discussione la sua partecipazione all'isola, dimostrando un cambiamento radicale nella sua prospettiva sull'avventura.